Buongiorno, siamo qui alla redazione del Booklog in compagnia di Benedetta Bonfiglioli per presentare il suo libro My Bass Guitar e vorremmo farle alcune domande. Allora, i protagonisti di questo racconto hanno entrambi una storia familiare difficile alle spalle, come anche la protagonista del suo primo libro, Pink Lady. Ricominciano a vivere quando incontrano l'amore. C'è un motivo particolare per cui ha scelto di raccontare storie di ragazzi così simili tra loro? In realtà la loro storia è estremamente diversa. Ciò che hanno di simile è il fatto di intrecciarsi e di trovare insieme la forza per saltarci fuori. La somiglianza sta tutta nella solitudine assoluta che vivono entrambi e l'una amplifica quella dell'altro, però aiutandoli a trovare una via d'uscita. Rifugiarsi sul tetto aiuta Noah nei momenti più difficili e dolorosi. È lì che passa le notti mangiando i biscotti con latte e condivide alcuni momenti con Lisa. Anche lei da adolescente aveva un suo rifugio dove meditare e sentirsi sicura? Certo, spero che anche voi l'abbiate, una bolla in cui potersene stare soprattutto in silenzio e a pensare. Il mio protagonista pensa tanto, forse anche troppo, ma è fondamentale avere un luogo solo nostro in cui nessuno può entrare, in cui noi possiamo ritagliarci dei momenti di riflessione e di grande verità con noi stessi. Tante volte è semplicemente la nostra stanza. No, è molto fortunato perché ha un angolo un po' particolare sul tetto che gli permette di entrare nel cielo, dice. Volevo chiederle come mai ha scelto di scrivere una storia sulla musica, che rappresenta comunque uno dei temi centrali, e cosa significa la musica nella sua vita. Io penso che la musica sia tantissima parte della vita di tutti noi. Io in particolare la amo molto, ho avuto la fortuna di suonare quando ero più giovane, anche se non ho mai avuto il talento musicale del mio protagonista, l'avrei tanto desiderato. Credo che la musica sia ciò che amplifica maggiormente il sentire di tutte le persone, in particolare di persone, diciamo degli adolescenti a cui io mi rivolgo scrivendo i miei libri, a cui tante volte mancano le parole per decodificare un sentire e delle emozioni che in realtà stanno deflagrando con grande potenza dentro di loro. Rappresenta, credo, un guscio dell'anima che lascia crescere l'anima stessa, la musica. Quindi scrivere un romanzo con tanta musica dentro è stato per me un percorso naturale. Cioè quella che racconta lei è una storia ispirata a persone che conosce, che magari ha visto appunto a scuola dove lavora, oppure è ispirata a sue fantasie? Le mie storie sono di fantasia, nel senso che non sono autobiografiche. Naturalmente, descrivendo i miei personaggi o alcuni luoghi, diciamo così, prendo spunto dalla mia esperienza personale e come accadeva anche in Pink Lady, nel mio primo romanzo. Quindi non vi nascondo che il mio protagonista l'ho incontrato, no? Ha una sua faccia, questi capelli lunghi e anche il basso blu ce l'ha e lo possiede. Nello stesso tempo quella che ho scritto non è la sua storia. Questo libro ha risvegliato in lei i ricordi della sua adolescenza che l'hanno portata a riscoprire le sensazioni di quei tempi? Vorrei dirti di sì, ma la tragica verità è che non c'è bisogno di riportare a galla alcunché. Cioè i miei ricordi della mia adolescenza sono vividissimi dentro di me. È un periodo della mia vita che, così anche a distanza di tantissimi anni ormai, amo moltissimo, perché è caratterizzato, come credo anche la vostra, almeno me lo auguro, da questa grande ampiezza di sentire ogni cosa, no? Queste emozioni sempre all'ennesima potenza, senza vie di mezzo. Quindi io, quando sento tanti adulti parlare degli adolescenti come senza voglia o così disinteressati a tutti, mi chiedo veramente che adolescenti hanno davanti, perché io quelli che conosco e che vedo sono entusiasti o disperati, ma sempre all'estremo di ogni cosa. Quindi scrivere per me è anche un modo per dare, così per riprendere questo sentire così forte che da adulto, gioco forza, sei costretta a mitigare in un qualche modo, mentre da adolescente è totalizzante ed è un sentire che a me piace molto. Lei insegna lingua in un liceo ed è quindi continuamente a contatto con i ragazzi. Questo le è servito a descrivere occhiate complici, scenate e discorsi che sono presenti nel libro?
Sì, chiaro che a scuola ho un ruolo molto diverso, non posso fare l'osservatore basta, però è chiaro che vedere e vedervi così tanto e potervi osservare in modo assolutamente distaccato mi dà tanto materiale, mi permette veramente di leggere tantissimi gesti anche piccoli o anche delle banalità che a tanti adulti sfuggono, che possono essere relative ad esempio al vostro modo di approcciarvi tra di voi, no? Ad esempio il fatto che anche i miei protagonisti si abbraccino molto è una cosa che io vedo tanto, cioè questo linguaggio del corpo così tante volte esplicito eppur non corrispondente ad un reale engagement interiore, un reale coinvolgimento ecco, emotivo, ed è una cosa che io vedo tantissimo nei ragazzi adesso. I ragazzi della mia generazione non erano così. No, quindi è una cosa che non avrei potuto descrivere se non la vedessi tutte le mattine a scuola.